Etnomatematica, seguendo la parola, etnos si intende in senso largo, comunità, gruppo socioculturale, matematica è la matematica, quel sapere che ci portiamo dietro da tanti millenni. Etnomatematica è lo studio della matematica in relazione ai gruppi sociali e culturali, cioè alle tradizioni culturali e alle culture che si sviluppano in ogni comunità. Noi qui siamo una comunità, siamo tre persone, siamo una comunità, abbiamo un nostro modo di comunicare, sviluppiamo un nostro sapere. C'è una nostra etnomatematica e c'è la matematica accademica, quella che si insegna a scuola, che è una delle tante etnomatematiche, e poi ci sono tante matematiche diverse. Molti dei nostri studenti a casa hanno una differente etnomatematica. E studiare queste cose può essere interessante sotto tanti aspetti, aumentare le nostre conoscenze e migliorare la nostra azione didattica. Io ho avuto modo di incontrare l'etnomatematica, prima non sapevo cosa fosse, quando ho conosciuto Ubiratan D'Ambrosio, che è uno studioso brasiliano, che ha coniato anche il termine. Nel 1985 ha coniato il termine, io l'ho incontrato molti anni dopo, naturalmente, e lui vive in un paese pieno di culture diverse, di lingue diverse, e ha incontrato studiosi statunitensi, quindi anche loro che vivono in un paese multiculturale, pieno di linguaggi diversi, di comunità diverse. E ne è nato questo tipo di studio, insieme a Carla Zaslavsky, Gloria Gilmer, a Powell. E il mio interesse particolare in realtà è stato incontrato in questa occasione, l'ho conosciuto a Casa San Pietro Terme, al convegno che facciamo tutti gli anni, molti anni fa, però avevo già un interesse perché si lega a un tipo di studio storico-sociale. Io credo che la matematica non sia da considerare staccata dal contesto storico in cui viene prodotta, in cui viene insegnata, in cui viene imparata e in cui viene usata, e che tutto il sapere sia in realtà connesso alle cose che facciamo, al modo in cui viviamo e alla tradizione culturale cui apparteniamo, quindi a come vivevano i nostri nonni, bisnonni, la nostra storia. E quindi è una cosa che... quindi probabilmente c'è un lato politico degli studi etnomatematici. L'etnomatematica si è contraddistinta subito, fin dalla nascita, come una scienza non neutra, è vicina ai movimenti di liberazione, vicina ai movimenti popolari, e quindi ha incontrato terreno fertile laddove c'erano degli studi di questo tipo, degli interessi storici, insomma. Studiando su impulso di Ubiratan D'Ambrosio e di questo incontro, studiando varie culture, in realtà ho trovato tantissimi elementi interessanti. Io mi sono incantato, per diversi anni ho studiato la matematica della cultura cinese. Mi è piaciuta tantissimo, effettivamente uno resta abbagliato. Però poi, dopo ho incontrato degli altri studenti, erano pakistani, mi sono appassionato alla loro matematica, alla loro cultura, facendo scoperte incredibili. Io non sapevo che la maggior parte della matematica importante che facciamo a scuola sia passata per il Pakistan, quando non si chiamava ancora Pakistan. E quindi è una scoperta continua. Uno dei maestri dell'etnomatematica è Paulus Gerdes, che lui era olandese, poi andò in Mozambico e divenne mozambicano, e studiò a lungo, lui era anche antropologo oltre che matematico, e studiò le tante culture del Mozambico, dell'Angola, facendo scoperte straordinarie, e non lo so, quindi sì, io mi sono appassionato alla Cina, al Giappone, al Pakistan, adesso sto guardando i sistemi numerali in giro per il mondo, appena fatto un librino su questo, e c'è veramente tutto, quindi in realtà non saprei se c'è una cultura in particolare, queste mi sono piaciute tanto, ma penso di innamorarmi ancora molte altre volte. Senz'altro la prospettiva interculturale, più che semplicemente etnomatematica, diciamo facendo un discorso forse un po' più ampio, è interessante per migliorare il curriculum introducendovi altre cose, che di solito non facciamo, però in particolare i metodi dell'etnomatematica possono essere utili all'insegnante. L'etnomatematica nasce all'incontro con l'antropologia e quindi l'etnografia. Ha in comune con l'etnografia il metodo. Un etnomatematico, come l'antropologo, si infila in una comunità, guarda cosa succede, cerca di ascoltare, di capire, intervista, fa degli studi anche statistici, fa delle domande, ma più che altro guarda, convive, vive la matematica, perché l'etnomatematica vede la matematica come una pratica, come una cosa che si fa. Allora uno vede, che matematica fanno i miei studenti?
Per esempio, adesso sono in una classe in cui quasi tutti, appena hanno 5 minuti liberi, accendono il telefono e cominciano a giocare online. E in questa attività ci fanno tante cose matematiche che purtroppo non posso valorizzare quando suona la campanella e ricomincia, perché ho una matematica accademica da portare avanti. Ecco, riuscire a intercettare la matematica agita giornalmente dei nostri studenti sarebbe quello l'interesse, ed è quello il metodo detto matematico, può servire a isolare gli elementi matematici delle cose che loro fanno. Vanno alla macchinetta a comprarsi la merenda, non ci vanno. Quando sono fuori scuola cosa fanno? Io sono degli studenti che, per esempio, quando sono fuori scuola lavorano in pizzeria da papà, perché hanno questo tipo di attività, o lavorano in negozio, danno una mano in realtà, o fanno altre cose, fanno la spesa, o fanno, ecco, tantissime cose, fanno dei giochi, degli sport, nei quali c'è tanta matematica. Allora, l'etnomatematica serve a studiare queste cose e riuscire a valorizzarle. Una cosa che mi sentirei di vedere, però bisogna diffidare molto dalle ricette, non per tutte le classi va bene, ecco. Una cosa che mi è servita molto è stato quello di cercare di usare i pallottolieri. I pallottolieri in Giappone li usano dalla seconda elementare, introducono il Soroban, che è quello lì, è un pallottolierino, posso mostrarlo anche, fatto così, che ha quattro pallini sotto che valgono uno e un pallino sopra che vale 5, con il quale si fanno tantissimi calcoli anche molto raffinati. Ecco, questo tipo di strumento si può introdurre con i suoi algoritmi, con i suoi modi di rappresentare i numeri, ma non tanto per introdurre quel tipo di strumento, quella grammatica, quella sintassi, quanto per far capire che nella matematica ci possono essere tante cose, tanti modi di rappresentare i numeri. Quindi i modi in cui uno si rappresenta i numeri spontaneamente, perché nella sua cultura, nel suo modo, gli vengono facilmente, quelli vanno presi, valorizzati, studiati, vediamo cosa c'è, insegnacelo. Questo penso che sia il maggiore contributo dell'etnomatematica alla didattica. La cosa migliore che può fare un docente è quella di osservare bene i suoi studenti, capire che cosa fanno, capire le loro aspirazioni. E viene praticamente spontaneo pensare all'etnomatematica in classi multiculturali. Noi abbiamo delle classi con allievi che provengono da diverse tradizioni culturali, hanno i genitori che provengono da diversi paesi, o delle classi veramente multiculturali. Allora, tirare fuori i temi matematici delle diverse culture può essere un elemento per creare interculture, poi transculture, cioè cominciare a dialogare tra le diverse culture presenti. Anche farsi leggere i numeri o le espressioni in una lingua che allo studente è più vicina, che sia un dialetto o che sia un'altra lingua nazionale, può essere già interessante per avviare certe discussioni, per considerare certe cose, per capire certe cose. Quindi l'unico consiglio che darei è quello di armarsi di strumenti per osservare bene gli studenti. Ecco. Thank you.